pensate che ho trovato casa? Ma poi è grande, è bellissima. E allora? Ti sei trasferito? Sì, sì, quasi. E a casa tutto a posto? Che c'è qualcosa che non va? No. Lei mi ha fatto un contratto per una casa che è occupata. Lo sapeva, vero? Dove vado io a dormire stasera? Ah? Dove vado io a dormire? Almeno dimmi come sono fatti. Erano tutti truccati, vestiti... Trans. Allora sono trans. Sto andando a fare un provino. Ma perché tu fai l'attore? Ci provo. E vabbè, in bocca al lupo allora. Ma veramente? Allora, mi serve questa lettera di sfratto. L'hai vista di nuovo? Questa è casa mia, sono nella mia vasca. Siete voi che dovreste andare via, ma anche proprio di casa. Ah? Adesso il signore ci aiuterà ad uscire di qui, vero? Qual è il piano? Chi li ha aiutati è stato torturato e ucciso. La menzogna alle volte può essere convincente, la realtà lo è molto di più. Queste persone che dice di vedere a casa sua, cosa fanno? È così buio quel parco che ci si vede solo con le dita. È un sesso braille. Ma perché non glielo dice? Perché non gli dice la verità? Senta, Pietro, in che anno siamo? E gli italiani sono liberi? Liberi, liberi, proprio non... È come se non mi riconoscessi. No, non mi sembro io. Perfetto, lei deve sparire.